Questa è una piccola intro che vedrete in tutti i video del mese di aprile. Perché? Perché ho deciso, visto che finalmente sta prendendo piede questa cosa anche in Italia, quindi penso che non mi prenderete per matto, scroccone, nulla di tutto ciò, per i pochi video che metterò fino al 21 aprile, che, il giorno, che sarà il giorno del mio compleanno, subito dopo del quale spero di poter pubblicare un vlog, di mettervi in ogni video la mia wishlist di Amazon. Quindi nell'info box vi lascio la mia wishlist di Amazon con un piccolo avviso, casomai ci fosse qualche pazzo o pazza che mi vuole regalare qualcosa. Ho messo alcuni oggetti che non posso utilizzare subitissimo perché non vivo solo, che sono soprattutto quelli per gli interruttori e per il cesso. Sì, ho messo anche qualcosa per il cesso. Per il resto, ovviamente, se volete farmi qualcosa, me la fate. Se non me la volete fare, non me la fate. Non è che giudico gli iscritti in base ai regali che mi fanno. Avrò cura magari di aggiornare la wishlist prima di pubblicarla con cose più generiche e soprattutto al minor prezzo possibile, che potrete, se vorrete, regalarmi subito, perché ho messo alcune cose per la casa, appunto, che sono un po' un sogno, visto che ancora la casa non ce l'ho. E ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video in cui molto elegantemente mi sono appena grattato il naso. Era da qualche mese che non facevo un video di assaggi di Tiger. Ieri avevo delle altre cose da fare. Sono passato vicino al Tiger e dal momento che chi era con me doveva fare delle altre commissioni potevo non entrare e approfittare per comprare qualche schifezza, ma certo che no, dovevo entrare per forza obbligatoriamente, ed è così che ho comprato un po' di schifezzine. Ed eccoci qua, scusatemi, ma veramente non ho più tempo come prima di fare le cose, mi devo dividere in 50 per questo vedere dei dettagli. Cominciamo con la prima cosa che ho voluto provare, questa qui, che sono, mi pare, delle gallette. Che non è molta sostanza, voi siete abituati a vedermi mangiare come un maiale, però in realtà io assaggio tutto. Ecco a voi una galletta, ovviamente non la mangio tutta in camera, ragazzi, perché sennò il video non finisce più. Facciamo un assaggio, voto e passiamo al seguente. La mia proverbiale finezza non ha uguali. È buona, molto buona, ma già da subito dirò che non è il mio snack preferito, perché è troppo normale. Finisco e ci vediamo dopo. Nel frattempo ho anche avuto una invasione di campo, però se non altro mi è servita a ricordarmi che dovevo dare il voto alle gallette. Voto gallette 6, non di più, perché veramente niente di particolare. Andiamo avanti. Qui mi ricordo la cosa che ho preso, un altro tipo di galletta. No ragazzi, che fantasia che ho. Sì, forse è un altro gusto. Dopo 2 anni ho aperto l'altra galletta. Dico, non ho capito la differenza. Comunque, va così. No. Se non la metto così non viene in camera. Ok. Assaggiamo la galletta numero 2.
Beh, io vorrei capire cosa cambia. Sembra uguale. Boh. Sì, ragazzi. Epic fail, ho appena mangiato due gallette uguali. Quindi vabbè, non serve che vi stia a rivotare. Andiamo avanti, sperando di non fare più FDM. Questi due tipi di cioccolatini dovrebbero essere diversi. Dovrebbero. Mi sono fatto aprire la confezione di queste che dovrebbero essere la mandorla. Vediamo un attimo. Oddio, sì, si sente tantissimo. E l'effetto è meraviglioso. Questo prende. Meno male che non è un ASMR. Questo prende il suo bel 7. E beh, ora ne mangio anche un'altra. Proviamo. Queste che dovrebbero essere al cioccolato bianco. E che non hanno quella noiosa busta per chi non usa bene le mani. Questo video sarà popolato dai cani. Non credevo, avevo paura a mescolare il cioccolato bianco, ma è buonissima. Questo affarino qui, secondo me durerà tempo zero, perché è buonissima, più buona di quello alla mandorla. E mo me ne mangio pure un'altra, oh. Ultimo snack. In realtà non meno di quello che avevo visto, perché sono disagiato. Perché sono disagiato e ho mangiato due volte la stessa cosa. Ultimo snack. Ma non meno ciccio. Sono questi che a me sembrano degli Oreo. Cocoa Biscuits. Mi sembrano tanto degli Oreo. E sarebbe un bene, perché io non ho mai mangiato gli Oreo prima di adesso. Ah, mi stavo dimenticando del voto. Le praline. Caramelline, quello che sono, al cioccolato bianco, prendono un bel 9. Questo è lo pseudo Oreo. Sì, adesso rispondo, tanto il video è quasi finito. Lo pseudo Oreo si presenta. Riccardo, mettilo in camera, così assaggiamo. Al primo morso non ho sentito quasi niente. Al secondo morso è davvero un Oreo, ragazzi. Finisco. Scusate. Voto 7. Buono, ma un po' troppo zuccheroso perfino per me. Bene. E con il sottofondo dei cani che si scannano, io vi saluto perché il video è finito.
Vi saluto e vi ricordo, se non siete iscritti, cioè vi prego, vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video, di seguirmi su tutti i miei social, compreso Instagram, che ho cambiato da poco. E siccome questo è un video mangiareccio, quale video migliore per sponsorizzare The Italian Food, che è un canale ovviamente di cucina e di ricette. Voi direte, ce ne sono mille, questa è una particolarità, ha anche una parte diciamo simil-geografica, dove sponsorizza parti della nostra Italia. Basta chiudere il video perché sta perdendo di qualità con questi cani impazziti. Vi saluto per davvero e ci vediamo al prossimo. Ciao, scusate.